Pace e bene a tutti, figlie, figli devoti di Padre Pio sparsi in tutto il mondo e fedelissimi telespettatori di Padre Pio TV, ben trovati a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che come sempre vi vede protagonisti assoluti con le vostre meravigliose, toccanti, commoventi lettere che toccano davvero il cuore. E che descrivono quasi come un romanzo tutta la realtà, tutte le vicende umane dell'umanità, non solo dell'Italia, ma di tutto il mondo, perché ci sono espresse in queste vostre lettere tutte le situazioni, tutte le sofferenze, ci sono espressi tutti i problemi che attanagliano tanta parte dell'umanità di oggi. E noi qui, ecco, con Padre Pio, con la corona in mano, io prendo la corona mia, usata per tanto tempo da Padre Pio, e anche voi mettetevi anche in ginocchio, quindi cercheremo di leggere le vostre lettere, ma come se stessimo pregando, perché non vogliamo fare dei vostri problemi uno spettacolo, assolutamente no. Noi ci mettiamo ai piedi di Dio, con San Pio, con la Madonna delle Grazie, per intercedere e supplicare per le vostre intenzioni. Voglio salutare come sempre anche tutti gli amici di facebook.com alla voce di Caro Padre Pio e anche tutti gli amici della telefonia fissa al numero che vedete in sovraimpressione 0882 41 83 80. Oggi è 4 dicembre, mercoledì, e cominciamo come sempre con un pensiero tratto dalla buona giornata di Padre Pio. Questo libricino così piccolo che molti stanno richiedendo e che non sanno come fare, fa parte dell'editrice di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, potreste rivolgervi anche al numero che vedete in sovraimpressione che poco fa vi ho dettato. Allora, sentiamo il pensiero di Padre Pio. Il tuo regno non è lontano e tu facci partecipi al tuo trionfo sulla terra per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa che, non potendo contenere la comunicazione della tua carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso dei nostri cuori nel tempo per possederli nell'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, nella vita, nella morte, valga a separarci da te. Ecco, con questa bella espressione di Padre Pio che ci rincuora tanto, nella vita, nella morte, possiamo aggiungere neanche la sofferenza, neanche i problemi, ci separino mai e poi mai dall'amore di Gesù, dalla vicinanza sua e dalla fede. Ecco, mi vengono anche in mente alcune espressioni pure del caro San Paolo che dice: chi ci potrà mai separare dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, la spada, la persecuzione, e fa un lungo elenco di tutti questi mali, ma lui poi conclude: noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Ecco, comincio con... non comincio allora con la lettera, ma con una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Padre Francesco, sono Buongiorno. Roberta da Sarzana, La Spezia. Ah, Roberta Sarzana, la spesa, ci sono stata a Sarzana, una bellissima cittadina. Dimmi Infatti l'ho brevemente. vista, come sta? Mi fa piacere che qualcuno mi chieda come sto, perché domenica scorsa purtroppo ho detto anche la verità, insomma, ho avuto dei problemi anch'io, ho subito un piccolo intervento chirurgico, grazie a Dio sono stato sempre con voi, avevo già anticipato alcune registrazioni proprio per non staccarmi da voi. Adesso sto lentamente migliorando, ma nonostante tutto sono venuto qui in diretta. E dimmi tu come stai, qual è il tuo problema? Ecco, io sono viva per miracolo perché ieri ho fatto un volo dalla Scala di 2,5 m e voglio ringraziare Gesù, la Madonna, Padre Pio che potevo rimanerci secca. Oh mamma mia, benedetta, ma che notizia che mi stai dicendo? Ecco, comunque ringrazio Dio davvero. La prima cosa quando ho aperto gli occhi dopo 20 minuti, perché sono sola in casa, ho detto grazie Gesù. Sei rimasta 20 minuti per terra.
vedi, è che non reagivo. E poi una cosa, che la scala non è rimasta in terra, è volata sul letto la scala e io sono caduta sul pavimento. Altrimenti sarebbe stato peggio. E se sì, quindi la praticamente testa, boh. È come se una mano invisibile l'avesse spostata. La mano di Dio l'avesse proprio piegata e proprio sdraiata sul letto questa scala. Oh mamma mia benedetta, allora dobbiamo ringraziare Dio da una parte. Ringraziare Dio. E dall'altro insomma mi dispiace tanto che comunque che sei rimasta contusa comunque, no? Un pochino, ma offriamo tutto a Gesù perché con la sofferenza vuol dire che sono vicina a Gesù. Ma tu vivi sola in casa? Io vivo sola, sì. E allora ti posso dare un piccolo consiglio, cara Roberta, stai attenta quando fai questi lavori, salire sulla scala, purtroppo tanti incidenti, penso che lo sai tu, una volta hanno fatto una statistica degli incidenti sul lavoro, sulle strade, strano a dirsi che succedono, la statistica dice che succedono più incidenti nelle case che sulla strada e addirittura sul lavoro. Stiamoci attenti. Comunque io ti ho visto anche con la voce, ti ho sentito con la voce affaticata, ma tanto tanto serena, perché evidentemente tu vivi, ecco, in I comunione che con mi ha Dio. Dato come? Riguarda diciamo a un disegno di Dio, tu lo vedi di come? Rimetterlo in pratica. Cioè, tu lo vedi come un disegno di Dio, non ho capito bene. Sì, è un disegno di Dio che io mi ero un po' allontanata e grazie ai suoi consigli che sto per rimetterlo in pratica. E tu pensi che questo incidente sia stato perché Gesù ti voleva far capire questo? No, io grazie ai suoi consigli e alle sue parole, quando ci siamo visti 15-20 giorni fa a San Giovanni Rotondo, che me l'aveva detto. Ah, i consigli miei, ti riferisci proprio a me? Grazie consigli. Ai consigli suoi, sì. Ma allora speriamo che davvero i miei consigli qualche volta giungano a buon fine. Comunque, ecco, io ripeto, ringrazio anche con te, con la corona in mano, credo che anche tu hai la corona in mano, possibilmente anche in ginocchio, tu non ti metti in ginocchio perché già hai subito questo incidente tra le mura domestiche. Però ecco, stiamoci attenti, ringraziamo il Signore, facciamo la sua volontà e comunque cerchiamo, ecco, di far emergere questo disegno di cui tu mi parlavi. In questo momento non ricordavo più, ma tu me l'hai fatto ricordare quando sei venuto qui a San Giorgio Tondo e mi hai chiesto dei consigli. Ecco, bisogna saper seguire il Signore e fare sempre in tutto e per tutto la sua volontà. Ora, cara Roberto, io ti saluto chiaramente, però devo lasciarti perché altrimenti la trasmissione volge subito al termine, va bene? Ah, già non sei più in linea? E va bene. Allora, qui c'è una serie di brevissime richieste, le leggo così d'un fiato. Anna, preghiere per la salute e per la sua famiglia e soffre di solitudine. Poi Ida da Toronto, preghiere per mio marito Leonardo, malato di Alzheimer, e mia figlia Simona, disabile. Poi c'è Paola che chiede preghiere per suo figlio Corrado, Nadia per la famiglia, per il mondo intero, Adele che dice aiutami tu Padre Pio, non ce la faccio più. Non farci mai mancare nulla, per favore. Poi c'è Roberto, Padre Pio, proteggi sempre i miei bambini e fa che crescano sulla via della fede. Come avete potuto notare, in queste brevissime richieste sono un po' quasi racchiuse quasi la maggior parte dei problemi che attanagliano l'umanità. Ecco, vi ricordo ancora una volta, tutti con la corona in mano. E chi riesce, anche in ginocchio, vedete che noi dobbiamo strappare dal cuore di Dio tante tante grazie. Una breve letterina. Caro Padre Pio, sono una tua devota che ti scrivo con il profondo del mio cuore. Ti chiedo una grazia particolare per mio fratello che ha perso il lavoro e la famiglia. Intercedi Padre Pio per questa famiglia che ha tanto bisogno di lavorare, per mio sposo, serenità e pace nel suo cuore, la sua salute che non sta tanto bene. Ti prego, aiutaci, non ci abbandonare, che il Signore ascolti le tue preghiere. Padre Pio, grazie. Maria Concetta, cara Maria Concetta, anche tu prendi la corona in mano, possibilmente se ti riesce mettiti in ginocchio e preghiamo intensamente
ecco, Dio, ecco, dobbiamo pregare Dio, ecco, insieme con Padre Pio e Maria Santissima delle Grazie. Ecco, poi mi è arrivata una bellissima cartolina dalle Cinque Terre, ecco, poco fa mi ha telefonato a Roberta da Sarzano, provincia della Spezia, e quindi le Cinque Terre sono nella Spezia. Io ho avuto, ecco, la gioia quest'estate di conoscere questi luoghi che non avevo mai conosciuto in antecedenza, luoghi veramente paradisiaci. E questa cartolina ci scrive così: caro Padre Pio, fai guarire mio zio Giuseppe e la mia zia Velia e mia nonna Rosa, la nipote Maria Cristina, devoti a te di cuore, auguri di buone feste a voi tutti, da Maria Cristina, da Capannori, se non vado errato, Capannori, provincia di Lucca, spero di non aver sbagliato, una bellissima cartolina ancora una volta, e spero che Padre Pio possa esaudire tutti i desideri del tuo cuore. Ancora una lettera. Caro Padre Pio, siamo due coniugi di 36 e 37 anni, entrambi musicisti, complimenti, sposati da 4 anni e mezzo, non abbiamo ancora figli, però non facendo uso improprio di contraccettivi di nessun genere. Purtroppo quando c'è questo problema della sterilità è troppo chiaro che il contraccettivo non avrebbe proprio senso. Comunque io spero con tutto il cuore che Gesù possa esaudirvi con il dono di un figlio. Chissà che la tua moglie non possa rimanere incinta proprio il giorno di Natale, ma pregate pure voi con la corona in mano e fatevi imporre le mani da un sacerdote. Lo dico sempre, lo dico sempre. Accettiamo ogni sorta di fatica e di prova, compresa la difficoltà di svolgere le nostre rispettive professioni musicali. Chi ti scrive? Massimiliano, marito di Maria. Mia moglie lavora in un panificio offrendo continuamente flessibilità oraria secondo le esigenze del gestore, costretto a lavorare anche di domenica, solo al mattino, e spero che non si perda la messa di pomeriggio. La provvidenza le ha fatto avere una proroga annua di contratto. Il quadro della mia situazione lavorativa è particolarmente vessatorio. Come al solito, vedete, ci sono problemi di chi non lavora e di chi viene vessato sul luogo di lavoro. Dal mese di gennaio 2013 al mese di luglio 2013 non mi ha contattato nessuna azienda, scuola, privato. Improvvisamente nei mesi di agosto e settembre 2013 mi offrono un contratto di prova presso una nota azienda, società per azione di vigilanza. Mi dicono che sono assunto a tempo indeterminato, quando, senza alcun preavviso, mi danno comunicazione dell'impossibilità di rinnovo, ma aggiungono sarà quanto prima, voglio sperare con tutti i cuori, sarà quanto prima ricontattato, poiché hanno apprezzato il comportamento, la puntualità e l'affidabilità. Ancora oggi sto aspettando una loro chiamata, però mi do da fare lo stesso in altri settori, inoltrando altre domande. E questo è un consiglio che vorrei dare a tutti coloro che sono in attesa di lavoro. Non demordete, cercate di trovare in qualsiasi luogo, in qualsiasi genere di lavoro, anche se avete un lavoro specifico, almeno fin quando non vi arrivi il lavoro giusto. A ciò si aggiunge l'interminabile attesa di uno stipendio maturato a dicembre 2012 che non vede ancora l'accredito sul mio conto corrente nonostante innumerevoli sollecitazioni all'azienda entrata in ingiunzione con la sua ditta cliente causa crisi. Qui la lettera è pure abbastanza lunga, mi è arrivata già la segnalazione che stiamo per terminare. Poi ecco, continuo con accorata preghiera: Padre Pio, aiutami. Abbiamo forti debiti economici. Padre Pio, non permettere che abbiamo a perdere quanto abbiamo con perseveranza conseguito. Padre Pio, prega la Regina degli Angeli affinché ci conservi la nostra abitazione e ci accordi in futuro la possibilità di aprire un mutuo per viverla degnamente. Padre Pio, intercede insieme a San Massimiliano e Maria Colbe, Santa Rita, San Giuseppe, presso il Sacro Cuore di Gesù affinché si sciolga
definitivamente il nodo di questa ridicola sceneggiata che il male ordisce per impedirmi di dare continuità al lavoro e al giusto guadagno. Padre Pio, non per amore al denaro, non per avidità o avarizia, non per vanità o prestigio ti chiedo questa grazia, ma per dare a Cesare quello che è di Cesare, come ricorda Gesù a proposito del versamento dei tributi, e a Dio quel che è di Dio. Quando si ringrazia, si ama, si serve il Signore nei fratelli, dopo aver fatto la Santa Comunione, le offerte e la visita ai malati, agli anziani, alle persone sole. Chiediamo in ultimo una preghiera speciale per un nostro progetto di divulgazione radiofonica da portare presso un emittente di zona, provincia di Milano, attraverso cui promuovere la nostra comune produzione artistica. Alleghiamo il progetto, infatti il progetto è qui allegato, ecco qui, non è che lo posso leggere certamente, ma lo porteremo sulla tomba di San Pio. Siano lodate Gesù e Maria, coniugi Massimiliano e Maria. Maria, ecco, noi diciamo il cognome. Ecco, comunque la lettera si è conclusa anche con una bellissima, accorata preghiera che io ho fatto con la corona in mano, spero anche voi, per cui posso anche omettere di fare la preghiera solita che faccio tratta da questo libricino, saluto a Maria, e a questo punto non mi resta ancora una volta di stimolarvi a pregare molto, ma molto spesso con la recita del Santo Rosario. Io ho tra le mani il rosario usato tante e tante volte dal caro Padre Pio. Auguro serenità, fiducia, gioia a tutti quanti voi, guarigione, soluzione di problemi, problemi di famiglia, problemi di lavoro, e a tutti con grande amore, con grande gioia, con tutto il cuore, dico pace e bene.